è stata inaugurata venerdì 26 novembre presso il Museo della Casa La Fasanese in piazza Mercatovecchio a Fasano la mostra Eterea, oltre il limite dell'essere donne straordinarie, organizzata dall'Istituto Tecnico Salvemini per ricordare la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'esposizione raccoglie opere fotografiche, grafiche e multimediali realizzate dagli studenti del corso di grafica e comunicazione nell'ambito di un percorso interdisciplinare ispirato all'obiettivo 5 dell'Agenda 2030, ovvero l'uguaglianza di genere. La scuola si apre quindi al territorio per offrire spunti di riflessione ed un variegato punto di vista su un tema delicato e di grande attualità. La mostra, con un allestimento originale e innovativo, raccoglie suggestive sperimentazioni fotografiche ispirate ai noti fotografi contemporanei. Un tour virtuale nel chiostro dei minori osservanti, fruibile anche tramite visori di realtà virtuale, ed un QR code dedicato alla figura dell'artista messicana Frida Kahlo e una carrellata di donne straordinarie tratte dal libro Storie della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie di Francesca Cavallo ed Elena Favilli, rielaborate dagli studenti con tecniche grafiche e digitali. L'esposizione sarà aperta al pubblico anche oggi, domenica 28 novembre, dalle 18 alle 20. Buonasera a tutti e benvenuti in questo spazio magico che apre questo evento a tutta la cittadinanza, e il Salvemini è pronto ad accogliervi tutti. Tutto intorno troverete un percorso straordinario costruito da ragazzi competenti, affiancati da docenti meravigliosi e che trasmetteranno attraverso immagini e percorsi video e sensoriali importanti emozioni in una giornata, in un periodo che è fondamentale ed è importante da comprendere per tutti noi. Sono circondata da ragazzi e da ragazze che sono il nostro futuro più bello e che sono già in grado di comprendere qual è il percorso giusto da intraprendere per evitare tante situazioni che ci rendono infelici. Stiamo parlando di un obiettivo molto alto, l'obiettivo, il goal numero 5 dell'Agenda 2030, che mira la parità di genere. Dunque noi abbiamo a scuola uomini e donne, ragazzi e ragazze che costruiscono con i loro docenti questa riflessione, questo percorso di riflessione che li porta a leggere, a sperimentare, a confrontarsi con storie, con immagini e con tecniche e li portano soprattutto poi a capire qual è la bellezza proprio della differenza di genere e allo stesso tempo parità, che li vedrà uno a fianco all'altro nel futuro che li aspetta. E il Salvemini è diventato, e lo è, un laboratorio vivente. Vi aspettiamo tutti quanti qui in questo posto, la casa del Museo della Fasanese, che è stato aperto e che è stato rivisitato e ricostruito con i loro volti, con le loro tecniche, con la loro passione innanzitutto. Per cui veniteci a trovare e capirete veramente che cosa significa entusiasmo, partecipazione, condivisione e tanta tanta professionalità. Grazie, vi aspettiamo. Buonasera a tutti, sono felice di porgere il saluto dell'Associazione Ombracchi e del Presidente Vito Ventrella e ringrazio l'Istituto Salvemini per aver scelto come location per questa mostra il Museo della Casa alla Fasanese. Siamo felicissimi di ospitare questi ragazzi con le loro creazioni perché è sempre bello mettere a disposizione di chiunque lo chieda questo spazio museale ed espositivo. La mostra sarà aperta fino al 28 novembre dalle 18 alle 20, quindi invitiamo tutti a venire qui a scoprire il senso di questa mostra e iniziamo così il ciclo delle iniziative che riguardano il periodo natalizio, perché dal 4 dicembre avremo poi un'altra mostra di una artista fasanese fino al 6 gennaio 2022. Grazie. In questa mostra
abbiamo dedicato anche un angolo a Frida Kahlo, un'artista messicana che ha avuto coraggio, si è mostrata in tutte le sue sfaccettature in un periodo che ha stravolto la sua vita in primis, un episodio che ha caratterizzato tutta la sua esistenza. Noi abbiamo preso le sue opere e le abbiamo reinterpretate attraverso la polyart, attraverso la fotografia e poi opere pittoriche. Siamo andati nel chiostro dei minori osservanti, abbiamo con una speciale telecamera a 360 gradi e abbiamo poi esposto le nostre opere. Abbiamo letto il testo di Pino Cacucci, Viva la vida, abbiamo estrapolato le frasi che a noi toccavano di più attraverso un tour virtuale che vi potrà coinvolgere. Venite a vedere la mostra, ve la consiglio. Questa mostra è il frutto di ricerca, di sperimentazione fotografica, legata a un tema che da qualche anno noi al Salvemini trattiamo sempre con molto entusiasmo, anche con molto rispetto. È uno dei punti, uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, l'obiettivo 5, quindi l'uguaglianza di genere, che vede la donna come protagonista. Qui il protagonista negli scatti fotografici è il ritratto. La donna viene imprigionata attraverso diversi materiali, quale il cellophane, quale il velo, imprigionata in amori sbagliati, imprigionata nelle culture, nelle diverse culture che la vedono purtroppo sottratta della stessa dignità. Gli scatti fotografici e i protagonisti degli scatti fotografici sono le stesse studentesse che si sono prestate come attrici principali di questa esperienza fotografica. La donna viene vista non solo sotto l'aspetto legato alla violenza, ma anche come un riscatto, quindi donne straordinarie, e viene data enfasi e viene lasciata la possibilità agli studenti di, dopo aver letto un libro come Donne straordinarie, di lavorare, quindi di interpretare queste donne sotto un profilo grafico, sotto un profilo multimediale. Devo ringraziare i nostri studenti perché questo lavoro veramente l'abbiamo fatto in non tantissimo tempo. Sono loro che rendono possibile tutto questo poi in realtà.